Quelle che vedete sono le immagini di un momento storico, quello in cui la delegazione nordcoreana, incaricata di fare sopralluoghi per gli eventi culturali collaterali alle Olimpiadi invernali, ha passato il 38esimo parallelo, entrando in Corea del Sud, questa domenica. Il gruppo, guidato dalla leader dell'orchestra Sang-yeon, è stato accolto dal ministro della riunificazione sudcoreano. Il tutto tra massicce misure di sicurezza. Dopo un primo meeting, i nordcoreani hanno preso un treno a Seoul per dirigersi a Ganang, cittadina dove si svolgerà buona parte delle gare e dove si esibiranno i gruppi artistici nordcoreani. Seconda tappa dei sopralluoghi, Seoul. La delegazione di Pyongyang sarebbe dovuta arrivare sabato, proprio mentre a Losanna i due paesi siglavano al Comitato Olimpico Internazionale il piano per la partecipazione ai giochi, ma Pyongyang ha fatto saltare l'appuntamento senza spiegazione. Alle Olimpiadi invernali sudcoreane che inizieranno il 9 febbraio parteciperanno 22 atleti nordcoreani e soprattutto le due Coree si presenteranno con un'unica bandiera alla cerimonia d'apertura e con un'unica squadra femminile di hockey su ghiaccio. Un passaggio storico dopo due anni di relazioni inesistenti e crescenti tensioni.